Ognuno dentro di sé crei un'atmosfera. Ok. Io ho questa teoria che Battiato sia l'anti-Mogol. Ha mai cantato una canzone di Mogol, Battiato? No. Ci sarà un motivo. Ma perché, in che senso l'anti-Mogol? Nel senso che Battiato nasce proprio sulle ceneri della poesia. È un dadaista, è un surrealista. Chiamiamolo come vogliamo, futurista, destrutturalista, è avanguardia, insomma. Lo è stato negli anni 70 dichiaratamente, perfettamente conforme proprio all'espressione di quell'epoca, no? Lo è stato in modo estremo, anche sperimentale, a costo di fare concerti davanti a 3 persone e di vederle andare via tutte e 3 al primo pezzo. E a sentire come racconta lui quegli episodi c'è da spisciarsi da ridere, perché lui si divertiva come un matto a fare quelle pazzie là, tra provocazione simulata e reale rivoluzione, finché però non si è messo in testa di fare successo. E quindi, con la stessa ironia iconoclastica, all'inizio degli anni 80 ha fatto il pop, portando quella leggerezza menefreghista di pesantissima anarchia critica al conformismo e allo standard, elaborato negli anni della sperimentazione di avanguardia dentro nell'universo della canzonetta, cioè l'ha portato dentro nel pop. Proprio quando stava iniziando l'epoca dell'elettronica, del synth pop, della musica fatta col computer, per intendere, quindi all'inizio degli anni 80. Allora, avendo fatto tutta quell'esperienza sperimentale di nastro magnetico, Stockhausen, cut-up di Paul Éluard, André Breton, poesia surrealista, mettici pure un pizzico di gusto per l'esoterico, l'Oriente, elaborato, però è acquisito leggendo in modo sopraffino e intelligente cose che gli altri non leggevano, e anche lì si è sempre distanziato dal gregge della moda, e un po' viaggiando anche veramente. Beh, ci sono le testimonianze, lui nei deserti, no? Quindi, allora, metti insieme tutte queste componenti, è centrato il bersaglio. Radio 2.